Dunque, Mirka, Valemur, come nasce il progetto e come si è strutturato nel tempo? Progetto è nato dall'anno scorso ed è una collaborazione che la cooperativa La Formica, una cooperativa sociale di tipo B di Rimini, ha intrapreso assieme all'associazione Crescere Insieme, un'associazione sempre di Rimini che riunisce famiglie che hanno ragazzi, figli con la sindrome di Down. Questa collaborazione è stata iniziata proprio perché Sabrina Marchetti, la presidentessa di questa associazione, conosce bene la Formica, tra l'altro fa parte del CDA ed ha voluto portarci questa bellissima esperienza. La cosa positiva di questa esperienza è stata la possibilità di inserire all'interno della Formica tipologie di svantaggi che prima non inserivamo a causa delle attività lavorative che svolgiamo. Prettamente si tratta di raccolta rifiuti, manutenzione strade, quindi tipologie di svantaggio comunque sia non di tipo psichico o comunque fisico. E attraverso questo progetto abbiamo potuto dare lavoro a due ragazzi con la sindrome di Down che non avevano un lavoro. Abbiamo organizzato un laboratorio di stampa su pelle e questa pelle poi è stata utilizzata per creare borse e scarpe per Geox, quindi un orgoglio per tutta la Formica aver visto poi i prodotti realizzati con le tele stampate proprio dai nostri ragazzi. E bellissimo è stato anche poterli osservare durante il loro lavoro quotidiano ed emozionante anche la felicità nei visi di questi ragazzi che felici di lavorare e di aver quindi quella soddisfazione che diversamente non gli era possibile. Dunque tutta la Formica è felice di poter continuare questa collaborazione col mondo dell'associazionismo e delle organizzazioni di volontariato, sempre nell'ottica di poter inserire nuove persone al proprio interno e dare lavoro quindi a più persone possibili. Ok, Sabrina, oggi c'è la presentazione dell'evento della collezione Primavera-Estate della scarpa Valemur. Facci uno step, un quadro rispetto all'ultimo step di lavoro di questo progetto. Sta uscendo proprio oggi, c'è l'inaugurazione, quindi viene presentata la nuova collezione di Geox for Valemur. Questo bel progetto dove ragazzi con disabilità sono entrati nella produzione della scarpa di un marchio importante, quindi la bellissima unione di quello che è il profit e il no profit. I ragazzi l'ultima volta si sono visti a Natale nel laboratorio della Formica e hanno realizzato la scarpa che oggi uscirà. Com'è andata l'ultimo step di lavorazione? Sono sempre molto emozionati i ragazzi perché, a differenza dell'altra volta, hanno colorato delle pelli, questa volta hanno colorato delle tele. Ovviamente la scarpa è una scarpa primavera-estate, quindi una scarpa sportiva e leggera, e hanno colorato queste teli con questi mosaici, con questa tecnica molto, molto particolare, molto creativa. Hanno utilizzato un colore naturale ad acqua con tre tonalità di colori che venivano sovrapposte, quindi creavano delle sfumature particolari. Hanno potuto anche lì dare la loro impronta originale di creatività sulla scarpa. Dicevi prima appunto un bello esempio di matrimonio fra il mondo profit e il mondo no profit. Che tipo di esperienza in questo senso ha fatto la Formica rispetto ai partner che hanno lavorato con noi? Quello di questo progetto è stato un'associazione di volontariato, un'associazione di genitori, si è appoggiata a una cooperativa sociale senza voler mettere in piedi qualche cosa di nuovo, ma utilizzando i canali che il territorio già dava, e quindi in questo modo abbiamo potuto mettere in piedi questo bel modo di lavorare insieme. Quindi volontariato, comunque terzo settore, comunque cooperazione sociale che si unisce per dare un'impronta particolare al mondo del profit.